Giuro che non so come chiamare questo video. Ciao a tutti ragazzi, sono Handy e bentornati sul mio canale. Oggi non vi racconterò una figura di merda, ma comunque una storia divertente, cioè almeno io la reputo divertente. Quindi non perdetevi questo video e guardatelo fino alla fine perché vi giuro che non ve ne pentirete. Un giorno mia madre decise di preparare la sua prima torta della vita. E qua già c'è un problema, noi in casa non abbiamo un forno e da dove sia uscita quella torta manco Dio lo sa, quindi non fatemi domande su questo punto perché vi giuro che ora che ci penso è una cosa veramente assurda ed è per quello che poi è successo quello che è successo. All'ora di cena ci chiama tutti sulla tavola, mangiamo cena e a un certo punto vedo quella torta che nessuno aveva toccato, cioè una torta in casa mia che nessuno tocca vuol dire che c'è qualcosa sotto. Aveva un aspetto cattivo però, era solo lì, nessuno l'aveva mangiata, vabbè. Aveva anche un buon profumo. A un certo punto mia madre mi chiede se volevo portarmi una fetta di torta il giorno dopo a scuola, io ignare, e gli risposi sì, certo, perché no? Allora presi una fetta di torta, la misi nella cartella e il mattino dopo la portai a scuola. E il problema nasce qui. Quando tirai fuori dallo zaino la fetta di torta, sembrava tipo cemento. Cioè vi giuro sembrava cemento, se voi la sbattevate contro un Nokia, il Nokia si rompeva. Allora dato che io tengo la mia salute, chiesi ai miei compagni se ne volevano un pezzo e loro, conoscendo la mia natura dolcistica, avevano già capito che c'era qualcosa che non andava e tutti rifiutarono. A un certo punto allora presi questa fetta di torta e con dispiacere, più o meno, la buttai nel cestino. Arrivata a casa mia madre mi chiese come avessi trovato la sua torta e io, buona, sì, l'ho mangiata tutta, complimenti, continua così. Mi chiede se io ne volevo un'altra fetta per il giorno dopo, io, no, grazie, ci sono le macchinette. Lei continuava a insistere e io continuavo a insistere sul no. Il giorno dopo ritorno a scuola, apro la tasca delle merendine per prendere la mia favolosa schiacciatina col rosmarino e mi trovai la sua fetta di torta. Torta. E vi giuro che ci rimasi troppo male perché io avevo una fame bestia, non avevo soldi per comprarmi le cose alle macchinette e avevo un Nokia che dovevo mangiare. Mio padre invece che senza cuore gliel'ha direttamente detto in faccia. Mi fa schifo. E mia madre non credo neanche ci sia rimasta male perché comunque era consapevole del suo risultato. Inutile dirvi che mia madre di torte non ne ha più viste se non quelle dei pasticceri. Ebbene ragazzi, questa era la mia storia e incredibilmente è un video che è durato pochissimo perché io in genere per girare un video ci metto 20 minuti e voi vedete solo 5-7 minuti, quindi non so quanto possa durare questo video, ma ora siamo a 6 minuti, quindi se taglierò un bel po' di silenzi, quindi avrete visto pressoché 3-4 minuti e se veramente ci ho azzeccato voglio un premio. Voglio un premio. Spero che nonostante la lunghezza del video questo vi sia piaciuto perché comunque era una cosa che volevo raccontarvi perché a me tipo fa troppo ridere perché non so, è una cosa che sentivo mia e volevo raccontarvi e trovavo anche una cosa tenera e carina da raccontare. Quindi spero che a voi vi sia piaciuto. Se così lasciate un bel like sotto questo video e se tu hai visto questo canale per la prima volta e ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti. Detto questo volevo anche dirvi per concludere che ho creato un account Twitter, quindi se voi avete Twitter guardate nella descrizione perché lì oltre al link del Google più per farmi seguire troverete anche il link di Twitter. Se non avete sbatti di andare nella descrizione perché quasi nessuno lo fa, andate sul mio canale e dove c'è il link di Google Plus sul banner c'è anche quello di Twitter. Detto questo non mi resta che ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando perché veramente da settimana in settimana stiamo crescendo sempre di più, cioè sono partita, che ne so, 4 settimane fa con 0 iscritti, ora siamo a più di 120 e cioè veramente vi devo ringraziare tantissimo, state facendo, vi state veramente impegnando tra le visual, commenti, like e vi devo solo ringraziare perché voi siete i miei pulcini. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto e passate una buona settimana. Ciao a tutti pulcini miei! Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.